Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gattò di zucca e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a fettine, patate tagliate a fettine, latte, burro, parmigiano grattugiato, sale, pepe nero, noce moscata, uova e per farcire formaggio a fette, specco prosciutto cotto a fette, uova sode e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere la zucca. Le patate. Il latte. E il sale. Ed azionare il bimby per 30 minuti, 95 gradi, velocità 2, con il cestello al posto del misurino. Aggiungere il burro, il parmigiano, la noce moscata e il pepe ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere le uova ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 3. Componiamo il gattò. Abbiamo imburrato una pirofila, adesso mettiamo una parte del composto, livellare bene, mettere il prosciutto, il formaggio, le uova sode ricoprire con il resto del composto. Spolverizzare con il pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Il gattò è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Gattò di zucca e patate. Grazie e alla prossima ricetta!